Potrei sembrarti il solito inutile, falso, ipocrita youtuber senza talento, ma in realtà sono molto peggio. Ciao a tutti ragazzi, ragazzi, e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e oggi faremo delle cose assurde, allucinanti e sconvolgenti. Delle cose che vi faranno dire wow. Questo tizio non è ancora andato a fuoco. Tranquilli, probabilmente succederà. Anzi no, mi sa che è già successo alcune volte. Non lo so, non ho la minima idea. Però se volete vedere quel momento, ricordatevi di mettere un pollice su questo video e soprattutto di iscrivervi al mio canale. E scrivete anche giù nei commenti, secondo voi, se accadrà oggi. Perché i miei capelli sono già andati a fuoco, le mie sopracciglia anche. Mi sono bruciato più e più volte le mani. Il prossimo step probabilmente è bruciarsi la faccia. Ma no, quella si scioglierà perché è plastica pura. Comunque, parlando di plastica e cose che si sciolgono, oggi qui ho la mia amica Coca-Cola. Perché se avete letto dal titolo, oggi faremo la Coca-Cola in gelatina. E quindi per l'occasione, indovinate che è che torno? Ha! Una delle mie personalità alternative? No! La Caracar! La Scaragaragaus! Raga, è il mio amico del cuore, probabilmente anche l'unico che ho sempre avuto nella mia vita, e che è tornato per questa occasione. Molti di voi si ricorderanno video iconici come faccio il pane in gelatina oppure faccio il pane in gelatina con la Nutella, e per l'occasione abbiamo deciso di fare anche la Coca-Cola in gelatina. Cosa ci servirà per questa cosa favolosa? Non ne ho la minima idea, perché tutto quanto nasce dal fatto che ho visto un video dove facciamo questa roba e come ogni persona che vive nell'internet mi sono sentito legittimato dall'insegnarvelo. Anche se non ho la minima idea di quello che sto facendo. Ci serviranno la Garagar. Se non sapete cos'è la Garagara, ho scoperto tipo un'alga. Ma è tipo un'alga giapponese, così un po' esotica. Una bustina serve per gelificare 250 ml di liquido. Quindi siccome questa bottiglia da quanto... 660? Così tanto! Ma questa roba qua la bevo in un sorso io. Forse per quello che ho problemi allo stomaco. Allora, quindi per 660 mi servirà una, che è 250, due, che è 500, e tre. Facciamo tre, così viene bella densa, bella densa. Questa non ci serve più. Nelle istruzioni c'è scritto che bisogna prendere il liquido e aggiungere le bustine. Dolce nettare degli dei. Che buona. Aggiungere le bustine e poi metterle nel fuoco. Questo perché è a caldo che abbiamo la vera unione dei due ingredienti. Se pensate che lo stia dicendo con cognizione di causa, vi sbagliate la grande, perché non ho minima idea di quello che sto dicendo. È Asmalaus. Che bello, guarda che bel nettare. Questa la conserviamo perché ci servirà come stampino dopo, credo. Dio fa che venga veramente fuori qualcosa, perché se mi tocca ancora taroccare la copertina del video, io vi giuro. Mi defollowate? No, vi prego. Fatelo come... cioè, guardate il mio canale come se steste facendo un atto benefico nei confronti dell'umanità. Non vi state intrattenendo. In realtà state guadagnando punti paradiso. Madonna, un po' tossicomane. Vai dentro, patatine. Vai. Oh no, perché sto facendo questa cosa? Non so se è legale. È legale? Ragazzi, sono tanto preoccupato. Vabbè, chi se ne frega, se salta in aria ci faremo delle visual. Vai dentro. Ignoriamo il fatto che stia tutto quanto gonfiando in maniera preoccupante. La devo mettere nel fornello a riscaldarsi fino tipo un po' ebollizione. Preghiamo nel frattempo il nostro signore, o il vostro dio, non a me non interessa, pregate chi volete. Ora passiamo allo step successivo, ossia fare il nostro stampino. Perché questo ci sarà molto utile per avere la vera e propria bottiglia di Coca-Cola. E siccome lo vogliamo fare anche un po' tipo clickbait, stacchiamo l'etichetta che conserveremo dopo. Tiè, va che bella. Coca-Cola 00 zuccheri. Io ancora mi sto facendo delle domande molto preoccupanti sul perché i signori Coca-Cola non vogliono avere niente a che fare con me. Io penso di aver coinvolto Coca-Cola nel 70% dei miei video, indirettamente, direttamente. Non mi caccano. Perché? Perché non volete avere a che fare con me? Sono una brava persona. Io penso di aver coinvolto moltissime persone nella Coca Zero, perché la Coca-Cola Zero è piacere Coca-Cola senza zuccheri. Così quegli zuccheri che tu non prendi da questi li puoi consumare in altre maniere. Comunque, forse dovrei fare più un po' così. E bucati! Maledetta, ma di cosa è fatta? Ah! Oh no, sta andando tutto male. Sto facendo praticamente una porticina
dal quale verrà poi introdotto il nostro amicotto Coca-Colotto e lo richiuderemo poi con il nostro adesivo. Genio praticamente, ma mamma mia, io non capisco perché non mi danno il premio Nobel per il talento. Talento per il gioco di magia, ma ti prego, non scherzare. Ah, però adesso com'è che verso la situazione? Non posso versarla da qui? Eh no. Ah, quindi adesso devo chiudere. Lo chiudo già con il nostro adesivo. Iscrivetevi al mio canale. Oh no. Non so se funzionerà, raga. Fino all'ultima goccia. Sono preoccupato perché sta uscendo. Ho tanta paura perché sta uscendo. Mi viene da piangere. Dai, fai finta di funzionare almeno. No, sta proprio uscendo tanto, raga, qua la mercanzia sta uscendo da qui. Era un prank, era fatto apposta. Stupidotti. E adesso la mettiamo in freezer e apriamo. The next day. Hello! È solamente passata una giornata intera e la nostra Coca-Cola probabilmente è pronta. Io ho veramente moltissima ansia perché questa cosa è rimasta nel mio frigo. Io ho preparato più Coca-Cola in gelatina. Questa è l'unica che secondo me ha le sembianze umane, perché l'altra si è completamente svuotata all'interno del freezer. Sì, ed è ancora dentro il freezer. Questa invece l'ho messa in frigo e secondo me è venuta abbastanza bene. Ha assunto uno strano colorino violaceo. Oh no, perde l'acquerellotta. Ah! Ok, proviamo ad aprire e vediamo cosa viene fuori. Vai amica. Un attimo, saremo subito da voi. Stiamo lavorando per voi. La vostra opinione per noi è importante. Cannoia! Ma fa quel paese. Vedete? Ecco, questa è l'apertura del paradiso. Ora io, secondo i miei ragionamenti intelligenti, non dovrò fare altro che tagliare come una linguetta. Ma dai! Raga, sta funzionando! Sta funzionando! Mi sento veramente... No, non romperti, guarda che spacco tutto. Raga, sono emozionatissimo, come se fosse Natale per me. Ma un Natale giapponese, tipo. Scusate, allora, io voglio chiedere perdono per il vostro udito che sarà rovinato. Ma guardate che meraviglia! Ti stacchi o non ti stacchi, oh? Un momentino. Ma porca vacca, vaga la schifosa. Ma vacca che? Ma vaffanculo. Ma dopo tutto sto lavoro. No vabbè. Ma dai. Ma vedi. Ma vai. Ma basta. Non voglio più giocare adesso. Non voglio più giocare. Ma dai, era stato bravissimo. Ma non si può incollare. Guarda. Ero stato super bravo. Adesso ti rincolli, bastarda, schifosa. Non è giusto. Sembra un ognomino. Sembra un ognomino. Ma perché sembra un ognomino? Ecco, fatta. L'ho fatta? Per me l'ho fatta. Mi ando a piangere, ma... Sì, Ma vacca che va. Tutti i pezzi ovunque. Bello. Questo è bello da vedere. Questo qua devo dire che è bello. Cioè, visivamente è carino. Adesso provo a fare il taglio, trullalleri. No vabbè. No vabbè. L'assaggio proprio perché... Sa! Mi sembra di aver leccato il frigo. Bastarda, schifosa, creatura, ignobile, indegna! Ti sei permessa di non farmi fare le foto?
Per quel che riguarda, per me questa roba può finire nel bidone, che era il posto dove doveva andare all'inizio. Cioè, secondo me è stato tempo buttato. No, non è stato tempo buttato. È stato tempo che avrei potuto spendere per fare altri disastri. Invece ho fatto questo, il che poteva andare veramente peggio. Quindi, se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, così so che ne devo fare altri. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Esce nuovo video di martedì, di 15, di sabato alle 10:30. Intanto, quando? Il giovedì! Ma questo non sa mai nessuno. Io vi mando un bacione grande grande e al prossimo video. Ciao!